Da quando vide la luce, sembra ieri, ma di anni ne sono passati ben 6. La SUV compatta XV non cessa di dare soddisfazione alla casa delle Pleiadi. Ormai imprescindibile per il marchio, anche in Italia ha assunto un ruolo trainante assorbendo il 40% delle vendite sotto l'insegna Subaru. Al di là dell'estetica, che pur rinnovandosi mantiene i lineamenti che si conoscono, XV 2018 è in realtà una vettura completamente nuova. Un veicolo che per conservare un'identità delineata nell'oceano delle sport utility decide di prendere una direzione ben precisa e cede alla tentazione dell'off-road. A permettere questa versatilità è la nuova piattaforma costruttiva, che sarà utilizzata da tutte le Subaru che verranno. Un telaio di ultima generazione, più rigido ma al tempo stesso in grado di assorbire meglio l'energia in caso di urti. XV, lunga 4,47 m, è più grande rispetto al passato, ma soprattutto più alta da terra, 22 cm, e può finalmente vantare il sistema X-Mode che agisce su motore, trasmissione, all-wheel drive, freni e altri componenti, per muoversi con disinvoltura sui terreni più difficili. Insomma, XV 2018 si concentra su quello che il marchio meglio sa fare, ovvero telaio affidabile, 4x4 eccellente e una sofisticata catena cinematica composta da motore boxer, simmetrico LAVD e cambio Lineartronic. Da qualche anno in più c'è anche l'EyeSight, un pacchetto di sistemi di aiuto alla guida e prevenzione incidenti in continua evoluzione. Sicurezza di fatto casa madre da un po' di tempo sta lavorando in questa direzione, perché ha l'ambizione di diventare uno dei marchi più sicuri al mondo, perché è un valore che effettivamente paga e perché gli sta a cuore soprattutto le persone che sono a bordo della vettura e anche quelli che sono fuori, e in questa direzione è andata con una serie di modifiche al prodotto stesso, passando dalla piattaforma, che naturalmente è il punto focale di tutto il nuovo progetto, per poi arrivare a quello che è l'adozione dell'EyeSight. EyeSight che noi abbiamo cominciato a introdurre sui nostri prodotti nel 2015 con l'Outback, e dopo una serie di passaggi su altri modelli oggi arriva anche con il nuovo prodotto XV. Uno dei punti cardini di questa del progetto nuovo XV è stato appunto quello di proporla non solo in un uso cittadino, urbano ed extraurbano, ma anche e soprattutto in una condizione un attimino più estrema, che è quella dell'off-road. Grazie soprattutto all'adozione di alcuni sistemi tipo per esempio l'X-Mode, noi siamo convinti di poter dare un prodotto non solo in grado di togliersi d'impaccio da ogni situazione critica, ma anche e soprattutto di divertire coloro che sono a bordo della vettura stessa. Se gli ingegneri Subaru non hanno avuto dubbi nel progettare una vettura fortemente incline al fuoristrada, altrettanto sicura e senza tentennamenti è stata la scelta delle motorizzazioni. Niente diesel, sulla base di valutazioni che tengono conto del mercato globale. 2 i benzina disponibili, un 1006 da 114 cavalli e un 2000 da 156. In Italia l'assenza del diesel, ancora tanto apprezzato, sarà compensata dalla versione B-Fuel GPL benzina. I prezzi partono da 22.900 euro.